Cari amici, eccoci tornati nuovamente qui per l'80esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Come ogni anno da 3 anni a questa parte, TVA e Ciak Telesud sono presenti ad uno tra gli importanti eventi italiani e internazionali. Parliamo dell'80esima edizione della mostra del cinema di Venezia, gemito di tanti attori famosi, noti influencer del mondo della TV e della moda. Noi cercheremo di raccontarvi gli eventi che si svolgeranno durante questi giorni, proiezioni, premiazioni, red carpet e tanto altro. Ovviamente non mancheremo e saremo presenti all'evento Starlight per il suo 10° anniversario. Di scena anche quest'anno il frutto per eccellenza della nostra bella Sicilia, il fico d'India dell'Etna DOP, grazie ovviamente al consorzio Euroagromi di Sicilia, cooperativa Portobello e al dottor Rapisarda e all'amministratore Giovanni Crispi. E adesso guardiamo le interviste che abbiamo realizzato. Gabriele Rossi, qui alla Mostra del Cinema di Venezia, raccontaci un po' questa esperienza. È stato un bellissimo arrivo quello di stamattina e siamo stati accolti molto calorosamente e siamo una squadra già affiatata dal set, quindi ritrovarci qui al Lido è stato ancora più piacevole. Il film è Infiniti, prodotto da Michele Calì per la regia di Christian De Matteis. È un film sentimentale, quindi si basa tutto sulle relazioni tra noi personaggi principali e riserva molti colpi di scena. È questo quello che porta avanti le dinamiche del film fino a un inaspettato finale. Per me è stata una bella esperienza lavorarci e soprattutto ecco, avere la sorpresa di poter arrivare finalmente qui al Festival del Cinema di Venezia. Raccontaci invece il tuo personaggio, hai detto che si parla di amore, te cosa è capitato diciamo, in questo personaggio? Sì, Jacopo è il mio personaggio e ha molto a che fare con la protagonista, quindi ne subisce tutte le dinamiche di amore felice ma anche di tradimento e in alcune di queste poi ci entra proprio in prima persona, quindi ho spoilerato un po' troppo forse, no. Ci sono altri colpi di scena che non vi racconterò, però sì, sono assolutamente immischiato in tutte le dinamiche di amore che riguardano la protagonista e con insomma, dei colpi di scena perché il film, ripeto, essendo basato tutto sulle relazioni umane, quello che ci si aspetta da uno dei protagonisti poi si rivela sempre essere diverso e quindi questo è quello che porta avanti la dinamica del film. Noi siamo siciliani, tu conosci la Sicilia, sei mai stato in Sicilia oppure hai mai girato un film in Sicilia? Girato no, più che altro partecipato. Tutte le cose che hai detto, la risposta è sì. Ho un trascorso in Sicilia perché la prima fiction importante è stata L'Onore e il Rispetto ed era girata tutta in Sicilia. E era per Canale 5. Sono passati 13 anni, quello è stato il mio primo contatto con la Sicilia. Ci sono andato in vacanza quest'estate e vivo con una persona che è proprio di origini siciliane. Quindi conosci bene la Sicilia. E quindi sì, Sicilia ormai è un po' come casa. Noi abbiamo portato qui il nostro frutto siciliano, ovvero la fico d'India, la conosci? Sì, sì. E col fico d'India ho avuto resistenze da bambino, poi da grande ho scoperto invece quanto era buono. Sai, da bambini si fanno i capricci che magari dici che non ti piace una cosa. Ti piace, infatti mai dire mai. Mai dire mai. E poi da grande l'ho riaccolto nella mia dieta ed è un... Infatti il colore preferito tra il frutto del fico d'India, quale ti piace di più? Il colore? Sì, cioè nelle variazioni cromatiche dal giallo al rosso? Beh, tutti i colori, noi in Sicilia. Io sono più per quell'arancione bello denso, perché secondo me è anche il più buono. Io preferisco il bianco, vabbè, ognuno poi esce così. Sono gusti, però sono buoni tutti. Comunque, noi lo rivedremo quando esattamente? Allora, il 21 settembre al cinema con Infiniti e per gli altri appuntamenti bisognerà aspettare l'autunno e la televisione. Direttamente dal cinema di Venezia, parlaci un po' di questa tua presenza, diciamo, parlaci un po' di quello che hai fatto. Beh, essendo un cinefilo io adoro il cinema, ero già stato altre volte a Venezia, anche 3 anni fa c'era un mio film fuori concorso proprio contro il femminicidio, Donne e Donne, però non sono venuto perché ero impegnato per lavoro e da sempre io vivo con pizza e cinema. Pizza e cinema. La pizza e il cinema con una bella Coca-Cola. Beh, il cinema è magia, il cinema è il sogno, riesce a far sognare le persone, va oltre l'immaginario e quindi grazie al cinema riusciamo a coronare i nostri sogni. È vero, verissimo. Tu hai anche fatto pure dei film, ovviamente in passato. Raccontaci un po' dei tuoi film, un po' i tuoi colossal. Ma il colossal Ben-Hur non l'ho fatto, purtroppo mi sarebbe piaciuto farlo, ma è il mio film preferito. Ho fatto dei film che sono andati al cinema
e Nemo profeta in patria, insomma, e quindi cinema è una materia molto difficile, dove ci sono dei meccanismi che si innescano, poi ci vuole la fortuna, ci vuole il ruolo giusto, insomma, nulla è perduto, siamo ancora qua. Ma tu ti vedresti in un ruolo drammatico, ad esempio? Cioè, riusciresti ad esprimerti drammaticamente, perché magari ami il cinema, ami quel genere di film lì? Sì, ho fatto anche dei ruoli drammatici con dei film in inglese, dei B-movie che sono usciti all'estero, non sono andati mai a Venezia in concorso, però sono stati venduti a Cannes, e chiaramente recitati in inglese, un po' con low budget, però l'importante è sempre impegnarsi, e quando poi reciti con gli attori importanti diventi anche più bravo. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche in teatro con Enrico Maria Salerno, con la regia di Zeffirelli nei Sei personaggi cerca d'autore, e quindi attingi dai maestri e poi nella vita lo metti in pratica quando vai a recitare. E cosa ne pensi di tutto questo, diciamo, contorno cinematografico? Ti piace o c'è qualcosa che è cambiato negli ultimi anni rispetto agli anni passati? Ovviamente ci ha cambiato un po' il cinema, anche la presenza delle persone che vivono il cinema. Beh, quest'anno c'è da notare l'assenza più che la presenza degli attori americani, che stanno facendo questa lotta contro il sistema pensionistico. Quindi non è bello essere a Venezia non vedere i divi americani, anche se ho saputo che è arrivato Woody Allen, che io ho conosciuto a New York da Cipriani. Per eccellenza, insomma, Woody Allen è il mio regista preferito, e quindi il cinema americano è molto grande, però gli americani hanno preso spunto dai registi italiani, il neorealismo, da Germi, da Rossellini, da De Sica, quindi diciamo i registi italiani, gli attori italiani sono sempre i maestri, con tutto rispetto per gli attori esteri americani. Sei d'accordo con questa manifestazione oppure no? Ma sono d'accordissimo, tutto ciò che porta indotto economico, indotto culturale, perché poi il cinema è cultura, quindi a un certo punto riesce ad erudire le persone attraverso lo schermo, attraverso due ore, dove ci sono delle realtà a noi sconosciute, il cinema internazionale di tanti continenti, il cinema europeo, e quindi è una forma di cultura molto importante. Assolutamente, noi siamo siciliani, tu conosci la Sicilia, immagino, sì, sei stato in Sicilia. Sono stato in Sicilia, nella bella Trinacria, tante volte a fare teatro, come dicevo prima, debuttato a Taormina, al Teatro Greco, nei Sei personaggi cerca d'autore, poi ho fatto altri spettacoli teatrali. Non ho mai fatto un film in Sicilia, sono sincero. La Sicilia, diciamo, è un bellissimo posto, tra l'altro ricercatissimo per fare dei film. Sì, lo so, ma la Sicilia è l'isola più grande italiana, ed è anche una delle più belle isole del mondo, e anche il popolo siciliano è un po' come il popolo napoletano, molto caldo. Ma il nostro figo d'India ti piace, visto che noi siamo qui sponsor ufficiale anche dell'evento Starlight, lo conosci, l'ho mai assaggiato oppure? Io adoro i fichi d'India, la marmellata ai fichi d'India, i gelati ai fichi d'India, io mangio tutto ciò che è frutta, sono un goloso per antonomasia. Il colore preferito almeno? Il mio colore preferito è l'azzurro. L'azzurro? No, del figo d'India. Ah, vabbè, quello un po' giallo che... Arancione. Giallo che sembra che non è buono, invece quello è più dolce. Quello verdino. Quello è più dolce. È buonissimo. Perché la gente tende a prendere quello rosso pensando che sia il più dolce. Invece è più dolce quello là, verde biancastro, giallino. Esattamente. Biancastro, sì, è vero. Esatto. Complimenti, ne sai un bel po' della Sicilia. Vabbè. Sono un uomo d'esperienza. Allora in bocca al lupo per la tua continua carriera e ci vedremo presto. Grazie a voi e viva la Sicilia, viva l'Italia sempre. E noi vi lasciamo con le immagini della regata storica che si è svolta a Venezia. Da Venezia è tutto.